Lisa! Salve Gianni! Salve Gianni! Scalì, va tutto bene, va tutto bene, ok. Se chiede qualche altra cosa, ci parli. Per favore, a finire rompe i coglioni pure questo. Ma che fai? Te tagli i polsi, te tagli. Se tagli ai polsi. No, perché va fatto? Perché non t'ho fatto? Perché là fuori ci stanno 200 persone che se te muori a me mi cianci che no. Perché a me mi ammazzano loro, mi ammazzano. Si vede che per te la vita è importante. Oh, la fresca buffa. Importante. Cazzo, c'ho solo questa, importante. Te te lo dico io, te sei lessata il cervello a forza di guardare la televisione, questo è. Sì, cosa dovrei fare, eh? Ma che ne so, esci, fatte in giro, fatte. Sì. Così fa incontro Miriam che mi mette la mano sulla spalla e dice poverina. O la giornalaia, bisogna trattarle come persone normali. E pensano che sei buona, triste e buona. E non lo sanno loro che tu le odi le persone normali. Non lo sanno che se a uno gli tagli una gamba, per qualche mese sogna che gli ricresce. Ma dopo, quando ha capito, inizia a sognare che tutti, che tutto il mondo diventa zoppo. Ma che è firma di paura? No, è così, allora è meglio la televisione, no? Almeno è tutto finto, tutto. I morti, i feriti. Tutto un insieme di puntini luminosi e questi puntini stanno lì, non fanno né bene né male perché... No, ma questa cosa dei puntini luminosi, ma devi spiegare che sono sti puntini luminosi? Ci stanno i puntini luminosi, hai capito che figata? Allora uno quello che fa, nulla fa, nulla ha fatto. Perché? Perché sono tutti i puntini luminosi dello sceneggiato con Michele Placido. Ma che cazzo ne sai del mondo? La televisione. A televisione, te metti là, ma già a mezzogiorno e mezza quello che t'ha fatto tua madre ti passa nel bosniaco con gli occhi strappati e il soma tutto sbudellato e la musichetta, pa. C'ho bisogno di te. Ma so io che c'ho bisogno di te, mi padre che sta tutto il giorno zitto e incazzato e gli assicura rovinare quelle due polpette che gli ha fatto mia madre. Te sai una favola, incredibile, sai? Incredibile. Con tua madre, il televisore, i puntini. Tu esisti, te stanno a sentire, te fanno pure il parcheggio per l'handicappati a te, te fanno. Ma che dicono? Puntini, zombie, televisione. Tu e mia madre, Miriam, dove volete andare? Voi vanno legato tutti quanti a una sedia a rotelle con le ruote sgonfie, non vi fanno andare da nessuna parte, voi vanno chiuso dentro. A chi hanno chiuso dentro? Tanto so, è tutto per quello che ti ha telefonato che la voce ti ha frocio, ti ha accannata, allora mo te rodi.